È andata in scena a Roma l'Assemblea annuale di integratori e salute, la realtà nazionale più rappresentativa del settore degli integratori alimentari, che conta circa 200 aziende nazionali e multinazionali su tutto il territorio italiano ed è parte di Unione Italiana Food, aderente al sistema Confindustria. In Italia il mercato, il settore degli integratori alimentari è un settore sano. È un settore che continua a crescere in occupazione prevalentemente femminile. È il primo settore in Europa, in quanto il mercato italiano fattura 4 miliardi e mezzo di euro e rappresenta quasi il 26% del mercato europeo. Inoltre la qualità dei nostri prodotti, sia da un punto di vista produttivo che dei prodotti che poi mettiamo sul mercato, è molto elevata, tant'è che la bilancia commerciale è a favore delle esportazioni di questi prodotti. Un appunto poi su quello che è il risvolto positivo degli integratori all'interno del sistema sanitario nazionale. Dobbiamo partire da un concetto, il mantenimento dello stato di salute. L'integratore alimentare è un prodotto fatto da nutrienti che, forniti in maniera predosata, hanno una funzione sul modificare o sul mantenere in buono stato il metabolismo delle persone. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire allontanare lo stato di malattia. Questo vuol dire quindi che una visione diversa dell'integratore, una dignità diversa dell'integratore per un uso correlato al mantenimento dello stato di salute potrebbe anche aiutare gli stati europei ad assistere meglio i cittadini più sfortunati che invece contraggono la malattia. Giornata che ha visto approfondire il tema del futuro degli integratori alla luce dei risvolti economici e sociali da qui ai prossimi 15 anni. Lo studio elaborato dal Future Concept Lab ha rappresentato l'importanza del mantenimento del benessere delle persone attraverso l'integrazione alimentare. Nel prossimo futuro gli italiani immaginano problemi legati al cambiamento climatico e quindi gli integratori alimentari sicuramente avranno un ruolo di compensare la mancanza di prodotti legati a queste difficoltà dell'agricoltura. Poi però arrivano anche le modalità che sono quelle classiche, quindi integratori alimentari per una corretta alimentazione sana, per i problemi legati al sistema immunitario e anche per una mancanza di nutrienti che viene molto sentita soprattutto dal mondo più giovanile. Quindi un'alleanza con il sistema sanitario e dall'altro però un'attenzione alla qualità della vita delle persone. Tra gli aspetti della vita quotidiana che avranno più importanza nei prossimi 15 anni, gli italiani indicano al primo posto la salute al 73,3%, seguita dal rispetto per l'ambiente al 64,8% e dal cibo, inteso come alimentazione sana e sostenibile, al 59,4%.